Qui con Franco Massucco del Volley Centallo alla serata di presentazione delle squadre. Tante le ragazze, tante le atlete, tanta l'emozione. Ti chiedo sensazioni su questa prima serata ufficiale della nuova stagione. Sinceramente sono veramente emozionato, sono al mio terzo anno qui a Centallo e è stato sempre un crescendo. Quest'anno non solo sulla prima squadra ma anche sul giovanile si sono fatte delle cose importanti con l'arrivo di un direttore tecnico e con altre ragazze che si sono aggiunte a quelle che avevamo già. In prima squadra veramente abbiamo lavorato sul mercato cercando non tanto di convincere quanto avevamo ragazze che volevano venire da noi, ma con le società di appartenenza non è stato facile poi portarle qui a Centallo. Obiettivi è migliorare sempre la stagione precedente. Certo ho una gran bella squadra sia sotto il profilo tecnico che sotto quello umano, che è una delle cose a cui io tengo moltissimo. Il gruppo per me è la cosa fondamentale, quindi lavoro tanto per quello e credo in questo che possa portare poi anche ai risultati sportivi. Tra l'altro parlavi della prima squadra, una squadra molto giovane che però in realtà ha già parecchia esperienza, come dicevi anche nella presentazione, sia in C che in D, addirittura in B. Questo sicuramente aiuterà il gruppo per questa stagione. Sicuramente con l'arrivo di queste nuove giocatrici il tasso tecnico è ancora salito, le nostre nel corso appunto di questo periodo sono migliorate, tant'è che sono state richieste da squadre che giocano campionati più importanti del nostro, quindi questo ci dà orgoglio e quant'altro, perché sapere che una squadra che gioca in C ti chiede una giocatrice vuol dire che comunque abbiamo lavorato bene. Le ragazze che sono arrivate quest'anno sono giovani ma hanno già esperienze di campionati importanti. Il tasso tecnico già dai primi allenamenti si è visto che è salito di livello. Ultima cosa, c'è un obiettivo che ti poni personalmente per questa stagione? Ma io non mi pongo mai un obiettivo. Il mio obiettivo principale è sempre migliorare quello che si è fatto, avere un gruppo coeso che viaggia insieme a me. Io punto molto su questo. Magari lascio indietro qualche cosa sulla tecnica, ma sul punto di vista del gruppo, della squadra, mi piace avere un gruppo forte perché credo molto in questi valori, quindi vediamo cosa succede. Un obiettivo più sul gruppo che a livello individuale, diciamo. Sì, a livello individuale io viaggio tranquillo, per ora ho la fiducia qui della società e penso che comunque, ripeto, mettendo insieme le due cose si possa arrivare a dei risultati importanti, proprio perché queste ragazze hanno scelto loro di venire qui e credono in quello che facciamo. Grazie mille, grazie. Grazie a te.